Nella prima uscita ufficiale della stagione è un Bari particolarmente rimaneggiato, quello che si presenta dinanzi ad un San Nicola semideserto con gran parte della tifoseria in vacanza e probabilmente estenuata, sofferente e delusa per l'inconoscibile proprietà futura della società. La cronaca di una vittoria presa per i capelli parte da una noiosa sequela di nulla di fatto dall'inizio fino al dodicesimo del primo tempo, quando nel Bari De Falco e Albadoro vanno vicini al gol. Ma è solo un effimero sussulto perché i 90 minuti si chiudono con uno 0-0. Dopo i due minuti del primo tempo supplementare, il Bari trova il vantaggio con Albadoro. Il Lumezzane però reagisce e con Baraje si procura un calcio di rigore trasformato da Torregrossa. I supplementari si concludono così 1-1 e all'arbitro, il signor Diego Roca da Foggia, non resta che ordinare i calci di rigore. Il vero spettacolo della partita, la cui sequenza inizia con Torregrossa e Defendi che realizzano prima dell'errore di Maita. Albadoro porta in vantaggio il Bari, risponde Talato, ma l'errore di De Falco e il pieno centro di Franchini ristabiliscono la parità. Marotta non sbaglia, Ganz sì, ma viene subito imitato da Dos Santos che spreca il vantaggio. Si va ad oltranza e Baraje, come Dos Santos, la spara alta. Sciaudone realizza e il Bari esulta. Insomma, mentre Lumezzane dice addio alla Coppa Italia e lo fa comunque a testa alta, il Bari ora deve pensare al prossimo incontro con l'Atalanta.